Preghiamo. Convocate dal Signore per questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore e il perdono dei peccati. Signore, perdona la nostra superbia e la corsa ai primi posti. Sì, pronto. Cristo. Ah, sei tu? Sì, ciao. No, non posso. Perdona, no, è che sono in una specie di riunione, sì, magari. E i magari. È una rottura di cugione con te dico. Signore, sì. Perdona se talvolta sì, vabbè, la nostra autorità. Vabbè, le 11 passo tuo voto. È stata vabbè. Strumento sì, di qualunque, siamo in una chiesa, un po' di buona creanza. Affettivamente pelo, preto, sto telefonando, va. Se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza, va veramente. Ciao, ciao, ti sentiamo. Dopo riflettiamo, sì, ciao, ciao, va bene, va bene. Prego, allora, prego. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Se adesso qualcuno vuole avvicinarsi per leggere un brano delle scritture, prego, prego. Cari amici e parenti, come ben sapete io sono candidato a sindaco del paese. E anche se non ho dubbi che tutti voi mi voterete... Questa è la casa del Signore, qua non si fa politica. Prete, sono anni che ogni domenica qua dentro fate i vostri comizi e non votate questo e non votate quello e votate il Partito Cristiano e cicicca e cicicca e cicicca. E ora vi mettete per traverso proprio con me? I soldi per San Rocco lo volete? La volete la festa? Il contributo del comune lo volete? Quindamente, votatemi e io ricostruirò la chiesa. E licenziamo un parrino. Mi dispiace mente. E poi ancora un'ultima cosa. Guardi che non basta andare in chiesa. Ci vuole un atto di umiltà. La devono vedere al confessionale a emendare buono buono i suoi peccati. Poi prete, quasi dimenticavo. C'è un'altra cosa. Non è che registra qua, però, non ci sono telecamere, vero? E non dica sciocchezza, eh. Insomma, l'ultima fesseria. Ho ucciso un uomo. Quando è stato? Domani pomeriggio. E io non voglio sentire storie. Deve essere promosso a tutti i costi.